un bagno si va sfruttando un principio molto semplice, che è quello dell'aspirazione. E diciamo che si separano le due attività, quindi quello che è rifiuto liquido, c'è una sorta di tubicino, si accende questo ventilatore, c'è un tubicino che si utilizza appunto per aspirare i rifiuti liquidi. E quindi è possibile usare questa sorta di imbuto per i rifiuti liquidi. E poi c'è una sorta di tazza, se vogliamo, simile, diciamo, alla tazza delle toilette che conosciamo a terra, ma diciamo molto più spartana e molto più piccola. Anche in quel caso, quando si accende il ventilatore, si crea una aspirazione e c'è un sacchetto dentro questa tazza in cui si fanno i propri bisogni solidi, e poi questo sacchetto viene eliminato in un contenitore che è sotto e che periodicamente semplicemente viene cambiato. Come dice un collega astronauta, il caffè di ieri diventa il caffè di domani. Ricicliamo l'urina, la trasformiamo in acqua assolutamente pura, potabile. Vengono aggiunti dei sali per renderla anche gradevole al gusto, ed è la stragrande maggioranza dell'acqua che beviamo a bordo, quindi diciamo acqua a chilometro zero.